Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò le ultime novità Pupa, perché la Pupa ultimamente è uscita con tantissime collezioni, però un po' diverse dal solito, veramente molto interessanti, quindi pensavo che sarebbe stato carino fare proprio un video piuttosto che mettervi quella nei tutorial o su Instagram. Ma iniziamo subito. Allora, la prima diciamo novità più interessante, almeno secondo me, è la linea anticellulite. È uscita con due prodotti. Un prodotto è il Panta Slim, che è un pantalone anticellulite bioattivo che combatte, come c'è scritto qui, gli inestetismi della cellulite e rassoda e rimodella i punti critici. Il pantalone è così, praticamente, ovviamente lo tenete in casa o anche per uscire se non vi dà fastidio, da mettere sotto i vestiti. C'è in due tagli, se non sbaglio SM ed LXL, e c'è scritto che bisogna indossarlo almeno 6 ore al giorno o la notte per 8 settimane per ridurre la pelle a bucce d'arancia, stimolare l'attività del microcircolo e aumentare la levicatezza cutanea. Allora, io di tanto in tanto lo sto indossando, anche se non sono molto costante in realtà, e devo dire che non mi dà alcun fastidio, lo uso solitamente se devo stare in casa, non amo utilizzarlo per dormire perché per dormire voglio essere proprio libera con i miei pantaloncini larghi. Lo uso in casa, ma quando devo stare tante ore in casa è veramente è abbastanza comodo, spero che funzioni veramente perché è una novità abbastanza interessante. Qua c'è scritto che praticamente i laboratori Pupa insieme a un'azienda tessile italiana hanno creato questo pantaloncino che non solo rimodella i punti critici, ma grazie all'innovativo filato Emana combatte gli inestetismi della cellulite. Praticamente i cristalli bioattivi contenuti in questo filato a contatto con la pelle assorbono il calore corporeo trasformandolo in raggi infrarossi lontani, in modo impercettibile penetrano nella pelle e stimolano la microcircolazione sanguigna, migliorando la termoregolazione cutanea, il tutto in modo semplice e naturale. In pratica si indossano questi pantaloncini e dovrebbe migliorare la circolazione. In realtà io ancora li sto usando, però cioè, penso che sia una tecnologia abbastanza interessante, spero che funzioni. Se avete provato qualche un pantaloncino simile, magari anche di altre marche, scrivetemelo sotto nei commenti e ditemi anche come vi siete trovati. Il secondo prodotto è un anticellulite, però sotto la doccia. È interessante proprio per questo. Adesso io ce l'ho proprio sotto la doccia. Tra l'altro pure ho rotto il tappo, purtroppo, perché mi è caduto malissimo e si è rotto il tappo, come tutte le cose che ho, perché veramente sono un danno. Ogni volta quando sono nella doccia faccio vedere tutto perché ho un casino nella parte dei miei docciaschiumi. Praticamente questo in cosa consiste? È una crema che si mette sulla pelle pulita, nelle parti dove c'è la cellulite o la ritenzione idrica, si massaggia bene con un guanto. Qua c'è scritto con un guanto, io sinceramente preferisco farlo a mano. Poi la zona si riscalda e poi con il getto di acqua fredda si toglie il prodotto, è consigliato così, ma vi assicuro che la zona diventa così tanto calda, cioè vabbè non tantissimo, però abbastanza calda da farvi desiderare l'acqua fredda. Sto utilizzando da un po' e è molto comodo perché, essendo magari un prodotto anticellulite normale, una crema normale, me la dimentico, invece avendo la linea, la doccia da, è comunque abbastanza rapida, si massaggia e poi si sciacqua. Veramente la uso sempre, tutte le volte che mi faccio la doccia, e mi piace molto questo prodotto proprio per questo motivo. Cosa c'è da dire? Che state attenti quanto ne mettete, perché la prima volta veramente ne ho messa, mi sa che ne ho messo un chilo, perché a un certo punto ho sentito calore ovunque, e invece le volte dopo non ho sentito più tutto questo calore, quindi forse è dovuto al fatto che io ne abbia messa troppa di crema. Comunque, secondo me è carina. Andando avanti, per quanto riguarda invece, passiamo ai solari, che già vi avevo fatto vedere su Instagram. È uscita con diversi solari la Pupa, molto interessanti perché sono solari con dentro una specie di attivatore della melanina e dell'abbronzatura. Diciamo che non è la prima volta che si sente in commercio una cosa del genere, già io utilizzavo se non sbaglio un solare della Bioderma che aveva anche dentro una specie di attivatore. Comunque, vi faccio vedere subito, c'è lo spray protezione 30 resistente all'acqua antisabbia, e questo va proprio spruzzato
Si può usare anche sui capelli bagnati come protettivo antisalsedine, anche c'è scritto azione protettiva sul cuoio capelluto, dona una pelle morbida e idratata, applicazione facile, è esclusivo Melastin Touch, stimolatore della melanina, ed è praticamente proprio uno spray, non è di quelli che spruzzi e poi devi massaggiare, è proprio uno spray. Vediamo un po', ecco, si vede, non lo so, ecco, visto? È proprio trasparente, vabbè, un po' forse dovrò massaggiare comunque, ma rimane comunque abbastanza secco, non dà fastidio. Il profumo mi piace anche. Comunque lo proverò in questi giorni, spero, di caldo, tra lago, piscina e altro, e vi farò sapere assolutamente com'è. Oltre, poi questo mi piace tanto perché è spray ed è protezione 30. Inoltre ho guardato l'inci e non c'è paraffina, che è la cosa che più mi spaventa, quindi per me va bene. Poi è uscita anche con una crema bassa protezione 6, questa volta è crema, anche questo è molto idratante, è una crema super abbronzante, intensiva, ricca e ultra fondente. La protezione è bassa e c'è scritto che si può usare per corpo, viso, labbra, capelli e cuoio capelluto. È bello, secondo me è interessante proprio perché si usa per un sacco di cose. Poi c'è il super unguento abbronzante intensivo resistente all'acqua. Questo qua invece è proprio un unguento che non ha dentro come dire protezione solare. È veramente super abbronzante, quindi ve lo consiglio proprio se siete persone che non si scottano, non si ustionano per niente. E c'è scritto super unguento abbronzante ultra rapido, anche qui c'è lo stimolatore della melanina, idratante ed emolliente, protegge la pelle dalla disidratazione e dall'esfoliazione, balsamo labbra ultra morbida, questo non l'avevo letto, e anche maschera pre-shampoo per un'azione restitutiva antisalsedine, resistente all'acqua e sudore, piacevolmente colorato, però non macchia tessuto. Poi c'è un altro prodotto che in realtà ho già usato, devo dire che mi è piaciuto abbastanza, che è il super attivatore di abbronzatura 3 in 1, preparatore, acceleratore e prolungatore, è una sorta di doposole anche, prima del sole prepara la pelle all'esposizione al sole, sotto il sole intensifica e accelera l'abbronzatura, dopo il sole fissa e prolunga per un risultato che dura a lungo. Anche questo è senza fattore di protezione solare, quindi da utilizzare in caso, qua c'è scritto, insieme a un prodotto di un prodotto solare che protegge dai raggi solari. Devo dire che si può usare secondo me come doposole, soprattutto perché ho visto gli ingredienti e c'è dentro l'olio di mandorle dolci, poi c'è il burro di karité, insomma ci sono un paio di ingredienti molto idratanti. Io l'ho usato anche l'altra sera come idratante per il corpo e mi è piaciuto, ha il profumo buonissimo di tutti gli altri. E infine il prodotto che in realtà non mi è piaciuto, anche se ancora non l'ho usato, è la super crema dopo sole, però sotto la doccia anche questa. Allora, cos'è? Anche questo è un trattamento multifunzione, è una crema dopo sole sotto la doccia per un'applicazione ultra rapida, rinfrescante, lenitivo, dona un sollievo immediato dopo l'esposizione al sole, idratante ed emolliente, nutre la pelle attenuando i fenomeni di desquamazione, prepara la pelle alle successive esposizioni al sole accelerando l'abbronzatura, quindi va bene anche per il rientro in città, e balsamo d'emergenza per capelli stressati da sole e salsedine. Applicare sulla pelle pulita e umida, risciacquare con acqua. Cioè, mi piacciono proprio perché sono multifunzione, ma questo un po' mi ha deluso perché al secondo posto dopo l'acqua c'è la paraffina liquida e al terzo la cera microcristallina, che dovrebbe essere, mi sa, pure una cosa del genere, però non vorrei sbagliarmi. E come sapete io odio la paraffina perché mi fa venire i brufoli in qualsiasi parte del corpo, perché sono particolarmente predisposta. E purtroppo è un problema che riscontro in tutti i solari, in tutti i doposole, tranne quelli bio. Non so perché mettono sta paraffina del cavolo, che per me è la fine. Anche in quelli Aven, che ti costano 30 euro, c'è la paraffina. Cioè, qualsiasi marca mette la paraffina in questi cavoli di doposole, non capisco perché. Quindi, niente, lo darò a mia mamma, lo userà lei, perché comunque se uno non ha problemi di brufoli, si può mettere addosso tutta la paraffina che vuole, non succede niente. Il problema è quando tu hai problemi di acne. E quindi questo purtroppo non lo potrò usare, anche se l'ho sentito sulla pelle ed era bello rinfrescante. Ma non lo userò. Anche se ho pensato che forse risciacquandolo
essendo un prodotto da risciacquo, si subisce di meno un po' questo il danno della paraffina, però non voglio rischiare assolutamente, soprattutto d'estate. Comunque andiamo avanti. Poi un prodotto fantastico che adoro, cioè perché non ancora perché l'ho provato tanto, ma perché mi piacciono questi prodotti, il detergente per pennelli senza risciacquo, quindi un brush cleanser, è uscito la Pupa, ne costa 9,90€, nemmeno tanto, e no, l'ho già provato prima per pulire alcuni pennelli, solo che non erano tanto sporchi. Il pennello da terra e cipria me l'ha pulito abbastanza bene. Non vedo l'ora di testarlo benissimo. Ci sono un sacco di rossetti liquidi nella nuovissima collezione, di cui questo che ho qui sulle labbra. Come vedete sono dei rossetti che si applicano con l'applicatore e poi si fissano. È la moda un po' dell'ultimo periodo, i rossetti liquidi stanno spopolando. Vi faccio vedere quali sono. Ecco come si presenta il prodotto, come un mini tubetto, secondo me è anche facile da tenere in borsa o da portare in vacanza. Ed è come una sorta di gloss, però in realtà poi è un rossetto che si fissa sulle labbra. Vi faccio vedere i colori che sono stupendi. Allora, partiamo da quelli color carne, sono il 12, il 13, poi il corallo che sono il 31 e il 33, i rossi, il 50 e il 52 che è quello che è il grosso, e poi questi fucsia bellissimi che sono il 71 e il 72. Poi andiamo avanti, andando avanti sempre con la linea waterproof, sempre, non sempre perché non ve l'avevo appena neanche detto, upa, è uscita quella linea waterproof. Allora, quattro eyeliner sono verde, blu, nero, che è un bellissimo, quello che io su adesso, marrone con i brillantini, bellissimo perché a me piace tantissimo questo colore per il mio tipo di occhi. Avevo paura che mi bruciasse perché un eyeliner di Pupa di questo tipo, di quelli così, col pennellino, mi bruciava l'occhio e l'ho dovuto mettere tra i prodotti no, che tra l'altro ancora non ho fatto il video sui prodotti no perché non riesco ad accumularne, nel senso che prima di comprare una cosa guardo così tante review che quando la compro poi finisce per piacermi quella cosa lì, quindi prima di accumulare i prodotti no ci vuole secondo me una vita, e quello non mi piaceva per niente, avevo paura pure per questo, e adesso l'ho messo però sopra la matita e non mi ha bruciato. Il punto è che sotto avevo la matita nera perché non mi andava di struccarmi. Vi farò sapere se mi brucerà l'occhio o no. Spero di no, veramente, perché è troppo carino questo colore marrone. E poi è uscito anche il mascara Vamp Waterproof. Sapete che il Vamp è il mio preferito. Questo waterproof lo devo provare per farvi sapere com'è, perché solitamente quelli waterproof di tutte le marche, anche quelli da 40 euro, tendono ad essere molto secchi e a me non fanno impazzire. Però ho fatto tutta questa linea Pupa ovviamente per l'estate, quando il trucco si scioglie, o per chi ama andare in spiaggia o in piscina col trucco, perché comunque ci sono persone che si sentono più a loro agio truccate e così via. E l'ultimo prodotto è questo matitoni barra ombretti, anche questi waterproof. Effettivamente prima ho provato questo blu che effettivamente va sfumato in fretta appena messo, se lo volete sfumare, perché si fissa sulla pelle, e devo dire che questi prodotti per l'estate per me sono fantastici, perché quando non si ha voglia di truccarsi si prende magari un matitone di quelli color marroncino, che secondo me sono i migliori almeno per il mio tipo di occhio, e si sfuma e il trucco è fatto. Ecco qui i colori, secondo me sono veramente bellissimi, davvero. Scusate se li ho messi male, ma ero con la mano sinistra. Allora abbiamo 001, 003 che non si vede bene in telecamera, ma è un bellissimo color champagne, molto leggero. 004 che anche questo è un bronzo troppo carino, spero che si vedano. Poi un grigio, molto bello anche questo, 005, 006 marrone come uguale all'eyeliner, 007 una sorta di verde acqua, 008 blu, un viola al 0010, l'11 è questo grigio blu particolare, poi c'è il nero che è il 12. E niente, queste sono le ultime nuove collezioni, spero che il video vi sia stato in qualche modo utile. Scrivetemi nei commenti se avete dei prodotti da consigliarmi, qualcosa che vi è piaciuto particolarmente o no, così è anche d'aiuto per gli altri. E adesso veramente vado a farmi una doccia perché sono sudatissima, ho fatto la sauna sotto queste luci, c'è un caldo veramente in questi giorni pazzesco, e diciamo scoppiato l'estate. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!